Ciao a tutti, ho dovuto rifarla perché non funzionavano gli auricolari. Vi volevo far vedere che avete già visto un pochettino come si spaventa. Ciao, Leo Giuditta. L'ultima arrivata. Ciao, ciao. Mentre aspettiamo che qualcuno si collega. Tanto anche se non ci siete, ci sarete poi chi desidera lo guarderà più tardi. Ciao a tutti, mio nome è Caruna. Per coloro che non mi hanno mai vista prima, e benvenuti. Non vedo chi è arrivato, però vedo già dei là. Era davvero anni che non trasmettevo più in diretta. Ricordo che le ultime meditazioni furono ancora ai tempi in cui ero in Spagna. Con gli oli essenziali sono passati già tanti anni e ho deciso finalmente, dopo svariate vicissitudini come tu, ciao! Come tutti nella vita, anche a me, l'ultimo anno poi è stato costellato da lutti, purtroppo anche diversi, ma come ogni cosa ci riprendiamo e risolleviamo, vero Paola? Benvenuti chi mi guarda adesso, chi mi guarderà dopo. Mi occupo ancora dal 2017 di oli essenziali, ma sono anche un'insegnante di yoga, di meditazione, coach. E anche consulente dell'alimentazione, sono veganissima e accompagno anche le persone, grazie al mio percorso Sei in forma sana, a procedere step by step in un cambiamento di stile di vita. E questo lo vedremo poi più avanti. Oggi però sono qui per i nostri amatissimi oli essenziali ed era ora che ritornassi di nuovo a presentarli anche in diretta. Oggi siamo su Facebook, settimana prossima su Instagram e poi su LinkedIn, perché sono molto attiva anche su LinkedIn. Bene, allora torniamo a noi, ai nostri oli. Per chi già conosce gli oli essenziali sa più o meno di cosa andrò a parlare, perciò è una ripetizione, però ogni volta ci può essere un'informazione in più. Per chi non li avesse oddio, sentito parlare, sì, tutti ne abbiamo sentito parlare, però probabilmente quello che noto è che molti dicono: sì, conosco gli oli essenziali, magari hanno comprato anche una boccettina, come era successo a me dozzine di anni fa, poi è lì bella, no? Vicino al cuscino, ma resta lì perché non sappiamo come usarli, magari non andiamo neanche in internet a vedere. Oggi possiamo veramente trovare tutte le informazioni. Allora, perché dovete ascoltare me o prendere i prodotti che consiglio io? Perché io parlo soprattutto di prodotti terapeutici, di prodotti davvero ottimi che ci possono aiutare nella vita di tutti i giorni senza controindicazioni. Vi faccio subito un esempio lampante. Un paio di sere fa, vediamo se mi ascolterà, se vedrà questa diretta, una signora, non è mia cliente, mi ha chiesto delle informazioni più e più volte, però poi, devo dire la verità, va a prendere gli oli da un'altra parte perché si pensa che tanto siano tutti uguali. Lei è stata proprio purtroppo la dimostrazione che così non è, e da quello che ho capito le è caduta la lavanda alla figlia sul tavolo, l'ha inalata ed è stata male. Ha chiamato a me che era quasi mezzanotte, io non ho più risposto al telefono, a quell'ora non rispondo più, basta. E ho scoperto dopo che era dovuto proprio al fatto di questa lavanda e chiedeva a me consigli su cosa fare. Io non posso in nessun caso dare consigli su altri tipi di prodotti perché non conosco l'azienda, non conosco la serietà, non conosco come sono stati prodotti. Non tutti gli oli essenziali sono uguali e questa sera sono qui proprio per iniziare proprio un percorso di conoscenza. Non posso in mezz'ora dirvi tutto sugli oli, ma la cosa più importante in questa prima diretta dopo tanti anni è capire l'importanza di avere con sé un prodotto di qualità, siano essi gli oli essenziali, siano essi qualsiasi altra cosa. Se io acquisto un'auto a 500 euro, 1000 euro, non posso aspettarmi che quest'auto davvero non mi dia problemi, no? È vero che posso acquistare un'auto che costa tantissimo, però a quel caso ho una garanzia e qualcuno che la metterà a posto. Ma se si tratta della nostra salute, davvero, come per il veganesimo, io dico senza compromessi, così dico anche per la nostra salute. Perché sono arrivata agli oli essenziali e perché invito a conoscere gli oli essenziali, perché sempre amato curarmi con i prodotti naturali, fin da ragazzina, lo ripeto sempre, ho avuto diversi problemi di salute anche più o meno seri, piuttosto seri, e
e notavo che quando prendevo le medicine non funzionava, non succedeva niente, oppure era un continuo, anche come gli antibiotici quando arrivava la cistite, poi era un continuo, la candida per anni, ma anche malattie più serie. Attraverso lo yoga, la meditazione, devo dirlo, lo yoga, la meditazione, il veganesimo e i prodotti naturali, soprattutto da quando gli oli essenziali, io ho dismesso completamente quelli che sono i farmaci. Parlo per me, non posso parlare per tutti, ma qui l'obiettivo non è dirvi di non prendere più farmaci, io sono solo un esempio, ma di come invece nella vita di tutti i giorni possiamo davvero ridurre tantissimi farmaci. Oggi qualcuna di nuovo, per una cosa molto semplice per noi, mi dice: ah, devo prendere di nuovo l'antibiotico, tipo ad esempio la cistite. Non è vero che dobbiamo prendere sempre l'antibiotico per la cistite, ma nel modo più assoluto. Ma come fanno questi oli essenziali ad essere così potenti e funzionare? Noi pensiamo alle piante. Le piante sempre sono state usate, da sempre. Non è che dobbiamo andare adesso a imparare, a capire che effettivamente ci dobbiamo chiedere come mai non ce lo insegnano a scuola, che le piante sono sempre state utilizzate da che esiste l'uomo, ma anche gli animali. Io vedo i miei gatti e i miei cani, mangiano l'erba, vanno a mangiare un certo tipo di erba perché magari non stanno bene, hanno bisogno di qualcosa per stare meglio. Stessa cosa abbiamo fatto noi esseri umani da sempre, no? Pensiamo alle curandere, agli sciamani, eccetera, eccetera. Queste persone che capivano meglio le piante ci curavano con queste. Ma allora perché non usare solo la pianta? Perché l'olio essenziale è una potenza, è potenziato, è proprio una parte, una molecola a parte, sono delle piccole molecole a parte della pianta, sono attaccate alla pianta, ma non sono nella pianta, fanno parte della pianta e possono essere estratti. Possiamo immaginarle come tanti ovuli attaccati a una pianta, possono essere estratti, sono quelli che danno la fragranza. Quando io prendo una foglia di basilico e la strofino tra le mani e la inalo, come possa essere una lavanda, un origano, un timo, eccetera, quello che sto inalando è l'essenza, e l'essenza è l'olio essenziale. Perciò io posso estrapolare queste molecole, distillarle e alla fine quello che ottengo sono delle piccolissime gocce, no, che posso incanalare. Perché una bottiglietta così piccola e non una quantità grande? Perché non ho bisogno di più. Una sola goccia di olio essenziale di menta, pensate, anziché 28 tisane di menta. Oddio, fanno benissimo le tisane, fa bene bere tanto, scusatemi, però 28 tisane di menta, se oggi non sto bene, ne voglio prendere 2-3 gocce di menta, quante tisane di menta mi devo bere? Oltretutto non fa bene berne così tante. Infatti anche quando leggete delle tisane c'è scritto 4-5 al massimo al giorno. Okay? Qui cosa faccio? Prendo una goccia di menta, me la attacco al palato e subito inalo, ma anche senza metterla al palato, subito inalo. Allora capite che se faccio un'operazione del genere deve essere veramente una buona menta, cioè devono essere delle buone piante di menta, una buona produzione di menta, un buon processo di distillazione, una buona produzione in assoluto e biologica e certificata per poter veramente poi anche ingerire questi prodotti. Ecco, questo è quello che veramente voglio portare a conoscenza, cioè curarsi con la medicina naturale, possa essere appunto da un omeopata, da un naturopata, da uno sciamano, da uno stregone, va bene. L'importante è che utilizziamo il più possibile i prodotti naturali, perché non hanno controindicazioni, a meno che non esageriamo, non mi metto l'origano negli occhi, ok, ma anche quello comunque non è che si muore, brucia, ma la natura, non possiamo essere veramente, non possiamo avere controindicazioni, perché anche se ci sono, sono lievi, a meno che io non sono proprio allergica, ma questo alle piante, perché? Perché le piante hanno delle molecole, hanno delle proteine, e le proteine contengono gli allergeni. Le proteine contengono gli allergeni. Gli oli essenziali non contengono proteine, pertanto non contengono allergeni. Se io sono allergica a un citrico, sono allergica a un basilico, a un origano, già più raro, però ad esempio ai citrici, all'arancio, io ho sentito spesso delle persone essere allergici all'arancio, ma potrebbe essere anche la lavanda,
quello che ci rende questa allergia è l'allergene che c'è nella proteina. Se io ho invece un olio essenziale che è così infinitesimamente piccolo da non avere proteine, non posso avere allergie. Ma cosa può succedere? Io posso mettere un olio essenziale direttamente sulla pelle più spesso, allora se non l'ho diluito io posso avere degli eritemi, delle irritazioni, posso bruciarmi, posso ustionarmi, come è successo già a una mia amica. Mi dice: io ho messo melaleuca tutti i giorni per una settimana, guarda cosa mi è successo. Certo, allora diluiamo. Diluiamo con degli oli vegetali, che possa essere un olio di mandorle, un olio di jojoba, non l'olio d'oliva. L'olio d'oliva va bene se lo mettiamo in una capsula vuota e lo ingerisco, allora sì, per favore sempre con olio d'oliva, oppure posso avere delle capsule già pronte e le ingerisco. Ecco perché è importante la qualità, perché nel momento in cui io lo inalo deve farmi bene. A voi è mai capitato che inalate degli oli essenziali e vi danno fastidio? A me è capitato. A me è capitato perché la gente poi, quando sente che io promuovo un certo tipo di azienda, ve lo assicuro, vuole assolutamente che io provo i loro oli, e lo faccio perché non c'è niente di male. Io devo informarmi su cosa c'è sul mercato. Li ho messi anche già in diffusione quando avevo un raffreddore, erano proprio i primi anni, poi dove ancora prendevo un raffreddore in influenza, cosa che non mi succede più, ragazzi. Io mi sono sempre ammalato, sempre avuto, addirittura ai tempi facevo l'antinfluenzale da ragazza perché mi ammalavo troppo. Io da quando ho questi prodotti penso di essere stata ancora un solo giorno, ed era proprio nel gennaio 2018, perciò era ancora il primo anno che li utilizzavo, e mi sono fatta un giorno, ma solo un giorno, di febbre. Così come quando mi faccio male metto subito i miei prodotti, e può essere che il primo giorno mi faccia male, l'altro giorno mi appunta l'ennesima ape o vespa, quello che è, dietro, proprio dietro al sacro, proprio poco sotto il sacro, un dolore ovviamente allucinante. Ho messo subito i miei oli, in quel caso ho fatto anche un po' lavanda, camomilla, patchouli, basilico, non avevo nient'altro, mi faceva male, ho messo anche un po' di origano, però poi subito diluito con burro di karité. La stessa sera il bozzolo non c'era più, è rimasto un po' di rosso con il buchino dentro, dove questo carissimo, carissimo insetto per l'ennesima volta ha pensato bene di pungermi. Non ho mai più avuto problemi, ho continuato a mettere il burro di karité tutti i giorni per tenere la pelle ben idratata, ma il dolore è sparito. Invece nel momento in cui mi appunto, ricordo ancora che ho avuto proprio le gambe deboli, ho sentito proprio le gambe che cominciavano a cedere, ero in piedi vicino al frigorifero. Per chi non lo sapesse, io vivo in camper, perciò non è che ho molto spazio, e un po' mi sono spaventata, perché poi quando vivi da sola come me, oltretutto con 3 gatti, un cane, cioè, sei molto responsabile. E lì un attimino di panico, ma ho preso subito i miei oli, mi sono trattato, dopo 5-10 minuti il dolore è sparito, l'ansia è sparita, perché poi subito mi sono messa anche ad inalarli. Ecco, questo è quello che vi sto proponendo, prodotti che servono per tutti i giorni. Ieri mi diceva una mia amica in un suo post che non ha usato i nostri solari, ahimè, devo dire la verità, non ha usato i nostri solari. Io ho delle testimonianze per come funzionano benissimo i nostri solari, che sono vegani e naturali, assolutamente, ne abbiamo 5 diversi, tra spray, stick e creme. Si è ustionata subito a mettere lavanda e olio di cocco e fare magari anche degli impacchi. Poi le è uscito anche l'eritema, e anche lì possiamo andare di nuovo di melaleuca, di lavanda, perlomeno per parlare con gli oli di base. Infatti usiamo gli oli di base, impariamo a conoscere gli oli di base, quelli che possiamo avere sempre in casa. Tutti conosciamo il tea tree, no? Che è la melaleuca. Quante cose possiamo fare con un tea tree? Pensiamo ai funghi, alle muffe. Anche solo quando cambiamo il materasso, rinfrescare un po' il materasso. Pensiamo al limone,
le particolarità che voi potete pensare con il limone le trasferite semplicemente sull'olio essenziale, disintossica, sgrassa, ma anche in casa lo usiamo per le pulizie, ad esempio limone e melaleuca insieme, ottimi per fare le pulizie invece di andare a comprare detersivi. Con un po' di aceto di mele, biologico possibilmente, con dell'acqua, un po' di bicarbonato, voi potete creare i vostri spray, possiamo creare lo spray per le pulizie, questo ad esempio è il mio spray per le zanzare, me lo sono allungata anche con un po' di acqua, con la miscela e con altri oli, ho aggiunto anche citronella, geranio, basilico e ancora un altro olio che adesso non ricordo, con acqua, mi devo stare attenta perché l'olio essenziale non si diluisce in acqua ma in un altro olio, perciò devo sempre scuotere bene prima di mettermelo. Ho ottime testimonianze agli eventi di come ha funzionato, però posso fare lo spray anche per le pulizie, per la cellulite o anche pensate d'estate con un po' di menta mi spruzzo quando fa veramente molto caldo, se ho la febbre ad esempio la menta anche per la digestione, la posso diluire e mettere direttamente sulla pancia, pensiamo ai viaggi delle vacanze, quanti bambini soffrono la nausea, il mal d'auto, eccetera, eccetera, anche solo spalmarglielo sulla pancia oppure prendere un batuffolo di cotone e infilarli nelle bocchette dell'aria quando entra in macchina, così anche un po' disinfettiamo l'aria. Se non abbiamo un diffusore da viaggio, io ad esempio ho il diffusore, ci sono anche quelli più piccolini, oppure ci sono anche i diffusori questi naturali che non sono quei bastoncini che comprate in giro con tanto veleno dentro, tanto veleno. Questi invece no, questa era ancora la bottiglietta dell'origano che io poi ho cambiato in quella del mandarino, ma si sente moltissimo ancora l'origano perché per una settimana mi sono sniffata l'origano tutti i giorni. Perché? Perché io poi ho le mie carte emotive, mi leggo le mie carte emotive e vado a vedere quella settimana o quel giorno cosa mi dice la mia carta emotiva, perché gli oli essenziali lavorano a livello emotivo, a livello fisico e a livello mentale. Cosa vuol dire a livello emotivo? Pensiamo a tutta la gestione dello stress, delle ansie, delle paure, delle depressioni, delle frustrazioni, una miscela che io amo tanto è Consol, che è la miscela della consolazione, che ho scoperto anni fa dopo una discussione in famiglia e che non ho mai più lasciato. È un pochettino un'altra delle mie coperte di Snoopy, ne ho tante di coperte di Snoopy, ma Consol, la miscela della consolazione è una di queste. E poi a livello emotivo anche pensiamo quando l'asma, uno dice, ma è asma. Anche l'asma, io lo vedevo nella mia nipotina quando era piccola, che era dato dall'inquinamento, ma era dato molto anche dai momenti molto emotivi. Quando abbiamo proprio quest'asma emotivo, dato anche dall'ansia, a quel punto ci manca il respiro. Una menta, una miscela per la respirazione, o comunque degli oli abbastanza che si sentono potenti, ma anche una lavanda per rilassarci, ma meglio aprire proprio, perciò una menta oppure una miscela della motivazione ci possono aiutare. Sappiamo benissimo dallo yoga quanto è importante lavorare sulla mente, e quando lavoriamo sulla mente distendiamo anche il corpo, perché dicevo all'inizio lo yoga mi ha salvato tantissimo, la meditazione mi ha salvato tantissimo, io assolutamente yoga e meditazione mi hanno salvato la vita e lo ripeterò sempre. Sono arrivata alla meditazione proprio perché avevo grossi problemi, allo yoga perché avevo grossi, meditazione ovviamente perché avevo problemi, chiamiamo psicologici ma sono emotivi, allo yoga perché avevo grossi problemi proprio di schiena e cervicale. Mi hanno salvato la vita, come l'alimentazione vegana mi ha salvato la vita e come io ritengo che questi oli mi stanno migliorando la vita tantissimo. Possono anche salvarla, sì, ma non è il tema, non parleremo stasera di questo, ma possono fare anche quello. Io lo ripeterò sempre, mia mamma purtroppo l'anno scorso se n'è andata, va bene, quasi 92 anni, però per 7 anni mia mamma non ha più preso un farmaco e praticamente non andava più neanche dai medici. Poi è stata fortunata, graziata, perché anziché fare una morte lunga, una
dolorosa, lunga degenza, in pochi mesi ha deciso di andarsene, se n'è andata, e questa era una sua scelta. Ma per tutti quegli anni non aveva più grossi dolori e non ha più dovuto prendere farmaci. E questo lo può dire chiunque, potete chiedere al suo medico che ormai non la vedeva più. E infatti oggi ho condiviso diverse testimonianze nel mio gruppo di persone che dicevano, che scrivevano, io le ho queste testimonianze, come con semplicemente una crema lenitiva che noi conosciamo benissimo, una mia cliente che ho dall'inizio, da tantissimi anni, dice: ah guarda, sono in vacanza, sono uscita dopo a fare 10 km perché sono riuscita a mettere subito a posto con la crema. Un'altra mi diceva che li usa per gli ematomi, ovviamente quando ci facciamo male. L'altra mi ha detto che addirittura dopo le punture delle zanzare, dove invece usiamo piuttosto una lavanda. Però a lei va benissimo questa crema e va bene. E io di testimonianze su questa crema ve ne posso stare veramente qui a dirvene tantissima, ma vi faccio un esempio: ho mal di testa, ok? Prendo questa crema, prendo una lavanda, prendo una menta, me le diluisco, alcune le annuso soltanto, altre me le metto proprio anche sulle tempie. Ho le allergie, prendo la menta, prendo la lavanda e un limone e riesco davvero a riprendere una buona respirazione e a impedire che gli allergeni mi blocchino la respirazione, mi creino il muco, perché sono disintossicanti. In questo caso il limone aiuta a disintossicare la mente, aiuta ad aumentare l'energia, aiuta ad aprire i polmoni, ad aprire la respirazione, e la lavanda a calmare gli animi, perché un'allergia vuol dire che in quel momento c'è il sistema simpatico che va a balla. Insieme sono il cosiddetto antistaminico, presi insieme soprattutto. Ma se poi ci aggiungo anche dell'incenso, mi aiutano anche per la concentrazione, per avere anche energia nel cervello, non solo nella respirazione. Posso ad esempio usare menta e la miscela del respiro, la miscela della digestione, per diluire il muco della sinusite, l'infiammazione, per riprendere una respirazione, perché ricordiamoci sempre il muco poi che ci intasa, l'allergia poi crea il muco, la sinusite crea il muco, e le nostre malattie, lo scrivevo in un articolo, è proprio la sinusite, queste ite sono delle infiammazioni che creano muco ed è una risposta del nostro sistema immunitario. Perciò noi vogliamo andare a calmare queste risposte. Una malattia autoimmune è una risposta eccessiva del nostro sistema immunitario. Non vuol dire che abbiamo un sistema immunitario altissimo che funziona benissimo. No, vuol dire che il nostro sistema immunitario sta rispondendo troppo, anzi ci boicotta la salute in quel momento. Lo dico io perché conosco, io ho diverse malattie autoimmuni certificate, cioè non è che me le invento. Allora assolutamente sì, il muco, pertanto vogliamo disintossicare. Pensiamo anche allo stress, come dicevo prima, perciò prendo una lavanda sempre di base, prendo anche un incenso, che è l'olio anche della verità, è un olio della meditazione, è un olio molto meditativo, però prendo anche il limone perché comunque mi energizza, mi aiuta nella concentrazione, una menta che aumenta la mia energia e che mi fa anche respirare bene. E questo automaticamente, tu ispiri una bottiglietta, la metti nelle mani, se avete qualcosa lì, ma anche solo una foglia di basilico, provate, sfregate questa foglia di basilico, di timo, di lavanda, quello che c'è, impariamo ad averli per casa. E poi e tenete gli occhi chiusi quando inalate, notate cosa è cambiato in un istante nel vostro cervello, perché proprio nel cervello, e sentite come tutta l'energia va in su, va verso, ok, verso il cervello, verso al di là anche del sistema limbico. Questo è quello che possono fare per noi. La questione è quali oli utilizzare, come utilizzarli, quando utilizzarli, in che modo utilizzarli.
sollevandosi, aiutando, sostenendo il nostro sistema immunitario, noi già facciamo un grande lavoro, perciò bisogna lavorare anche di prevenzione, digerendo bene, lavorando bene sul mio intestino, io sto aumentando e sostenendo il sistema immunitario, e il sistema immunitario dopo darà le risposte a tutto ciò che mi accade, anche agli allergeni. Però noi lo intossichiamo, ecco perché poi a un certo punto non ce la fa più, un corpo intossicato non ce la fa a rispondere. Pensiamo come in estate, prendiamo il sole, sembra che stiamo tutti bene, il sole ci allarga i tessuti, ci fa diventare più flessibili, no? Siamo tutti più allegri, prendiamo il sole, perciò anche la vitamina D, sembra anche che il cervello, insomma, si apre di più, sentiamo più spazio, eccetera. Mangiamo anche più leggeri, no? Non mangiamo così pesante come d'inverno. Poi comincia ad arrivare l'autunno, arriva la depressione post vacanza, settembre. Tutti ti rimandano da giugno a settembre qualsiasi lavoro, poi arriva settembre e sono tutti stressati, depressi del post vacanza. E arrivano subito i primi freddi, arriva subito ottobre e il nostro sistema immunitario, che è già un po' depresso, che non va più così tanto al sole, che non sta più riposando, non va al mare, non è più all'esterno, comincia a chiudersi dentro, anche il sistema immunitario comincia ad essere sollecitato. Lì è il momento di cominciare a fare dei bei detox, veramente a invece cambiare di nuovo anche abitudini alimentari, fare delle disintossicazioni, usare le miscele appunto nostre per la disintossicazione, per la digestione, però non smettere di mangiare frutta e verdura fresche, cibi integrali, leggeri, lontani dallo zucchero, dal fumo, dall'alcol, o limitarli proprio. E poi arrivano i mesi invernali, lì arrivano le influenze, i virus, è normale nel senso che è normale perché abbiamo indebolito il nostro sistema immunitario, aumentiamo tutto l'anno il nostro sistema immunitario, prendiamo quegli integratori di cui abbiamo bisogno oltre all'alimentazione sana, così potremo passare un inverno senza influenze, senza Covid, senza troppi raffreddori. E poi dopo tutto l'inverno che il nostro sistema immunitario si è così abbassato, arriva la primavera. Cosa arrivano? Poi ci riempiamo a carnevale e cosa arrivano? Le allergie. Ma è solo perché abbiamo intasato il nostro sistema. Allora teniamo il nostro sistema sempre pulito, utilizziamo sempre i prodotti che ci aiutano come gli integratori, gli oli essenziali che ci aiutano nella disintossicazione, ma anche i programmi che ci fanno bene, lo yoga, la meditazione, l'attività, usciamo un po' di più all'aperto, spegniamo un po' di più l'elettronica, chi può, no? Voglio dire, io se faccio un lavoro, io quando lavoravo tutto il giorno in un'azienda, non è che poi tornavo a casa e stavo lì attaccata, no, al computer tutto il tempo, a meno che non dovessi studiare. Oggi per me è diverso perché questa è la mia attività. La mia attività, ma anche il mio attivismo, animalismo, eccetera. E allora ognuno deve un po' veramente gestirsi le abitudini. Questo infatti io l'ho chiamato sei in forma sana, proprio per accompagnare le persone a gestire le nostre abitudini. Si dice nello yoga e soprattutto nella meditazione, come faccio a creare nuove abitudini? La nostra mente, sappiate, funziona solo per abitudini. Funziona solo per schemi. Se non ha abitudini, non ha schemi, non ha imparato. Allora è come il bambino, se tu non glielo insegni, più difficilmente imparerà certe cose. Cosa possiamo fare? Possiamo dare nuovi stimoli, nuove abitudini, nuovi schemi. Perché la mente funziona solo così, ma siamo noi che la dobbiamo abituare a fare il cambiamento. Io mi abito tutte le mattine a bere il mio bicchierone di acqua con 2-3 gocce di limone dopo aver fatto l'igiene orale con un buon dentifricio e magari aver spazzolato anche con una goccina di melaleuca piuttosto che di menta, piuttosto che di limone, per anche sciacquare la bocca. E poi prendo i miei probiotici, ma mentre le faccio le cose, non è che devo fermare il mondo per prendere degli integratori o per bere un bicchiere d'acqua. Creare tante piccole abitudini. Allora, quando create tante piccole abitudini, i vostri prodotti sono sempre lì con voi, ma non solo i prodotti, scusate, ma anche questi sono prodotti.
no? La frutta, queste sono le mie papaie dalla Sicilia, i miei manghi dalla Sicilia, perché io non compro frutta tropicale dall'estero. Tante abitudini. Ho le mie, appunto, ogni tanto mi leggo una mia carta per vedere come sto, di cosa ho bisogno. Ho i miei roll-on, ad esempio io ho 5 di questi roll-on sopra sul letto e tutte le sere quando vado a dormire me li srotolo sotto la pianta del piede, sfrego bene le due piante così comunque inala, il mio corpo inala, assorbe quegli oli e vanno in circolo. È stato scientificamente provato che gli oli essenziali nell'arco di 5, massimo 20 minuti entrano nel corpo, cosa vuol dire? Entrano nella cellula, cosa vuol dire? Vuol dire che io poi non posso avere grandi problemi in futuro con gli oli essenziali perché comunque escono dal corpo, mentre Arnold Ehret ha già 100 anni fa provato che dopo 30-40 anni, già ai tempi, lui trovava tracce di farmaci nell'urina dei suoi pazienti, pensate. Cosa vuol dire ogni volta che prendiamo una medicina? Mentre i prodotti naturali dopo un po' lasciano il nostro corpo. Ecco perché non prendi una medicina una volta al giorno e poi va bene per tutte le altre 24 ore, ma le suddividi nell'arco della giornata per vivere sempre costantemente con l'aiuto di questi prodotti. Ripeto, il più possibile naturali, il più possibile testati, o come nel nostro caso terapeutici, da utilizzare spesso, da mettere topicamente diluiti, da mettere in acqua oppure li possiamo mettere sotto la lingua direttamente a secondo degli oli. Sempre chiedete a qualcuno che li conosce o utilizzate strumenti o libri o manuali che veramente vi spiegano bene. E se comprate un manuale e poi utilizzate però un olio essenziale che avete comprato al supermercato, non aspettatevi lo stesso risultato, perché il manuale probabilmente vi sta parlando di un olio essenziale puro e quello del supermercato, mi dispiace, ma di puro non avrà assolutamente niente, ma non perché lo dico io. Anche delle buone scuole di aromaterapia dicono che il 95% degli oli essenziali lì fuori sono adulterati. Cosa vuol dire? Che dentro l'olio ci può essere di tutto e tu non devi saperlo perché non sono obbligati a metterlo sulla bottiglietta. Infatti, se ci fate caso, molte bottiglie, io lo insegno sempre dietro, hanno tante X, punti esclamativi, triangolino del pericolo, queste. Oltre a una certificazione non ha assolutamente nulla, certamente non è l'unico, potete trovare sul mercato anche altri oli che non hanno queste informazioni di pericolo. Io vi consiglio vivamente di andare su quelli. Qua parliamo di oli essenziali, che in questa bottiglia c'è solo olio essenziale di melissa, qui ci saranno più o meno 80-85 gocce di melissa e qui abbiamo un olio essenziale puro ma diluito con olio di cocco per poterlo spalmare spesso sulla pelle. Io ad esempio l'incenso lo metto sempre sulla fontanella e dietro nell'occipitale, perché l'incenso è uno che aiuta tanto il cervello. L'incenso insieme a sandalo sono anche gli oli essenziali che riescono a penetrare la barriera ematoencefalica, entrare subito nel nostro cervello. È un'altra modalità di mettere l'incenso, lo facevo fare anche sempre a mia mamma, scusatemi, è proprio qui per la testa, la parte dell'alluce, perché se pensiamo alla riflessologia plantare, ecco, la parte della testa è questa in alto, perciò studiatevi anche un attimino la riflessologia plantare, quando non lo sapete io le spalmo direttamente su tutta la pianta dei piedi, poi per fare un po' di yoga sfrego i piedi tra di loro, ok, e si spalmano da soli. Bene, io direi che oggi mi fermo qui, non sto a raccontarvi un olio dopo l'altro, volevo semplicemente un po' introdurre il concetto del perché oli essenziali e del perché devono avere una certa purezza, del perché devono essere in una certa modalità, ad ognuna ovviamente libera di fare le proprie scelte. Io parlo solo ed esclusivamente di questo tipo di oli, non citerò mai la marca perché devo essere libera, io devo poter essere libera di parlare e di dire la verità sulla potenza degli oli, perché nel momento in cui cito la marca, non l'azienda, ma i nostri grandi fratelli, il Big Brother, ci guarda e ci dice cosa possiamo, cosa non possiamo dire, mentre gli oli essenziali
in realtà, in verità, sono dei potenti antibiotici, potenti antivirali, potenti antibatterici, antistaminici, antidepressivi, ansiolitici. Questo e molto altro ne vedremo nel corso delle prossimi mesi. E poi se avete dubbi o se avete domande, io non vi chiederò di mettere like, non vi chiederò di seguirmi, fate veramente quello che desiderate fare, poco importa, se avete bisogno io sono qui, tanto mi seguite, chi mi segue va bene, chi ha bisogno di me sa dove trovarmi. Importante invece è veramente, se volete seguire i miei consigli, utilizzate gli oli migliori che potete avere sul mercato, anche se non sono i miei, però se volete consigli da me, non su altri oli, perché io non posso garantirlo. Se volete i miei, assolutamente, i nostri, assolutamente sono qui per accompagnarvi, sia per il vostro percorso di salute, dei vostri bambini, delle mamme in gravidanza, dei vostri animali, ne parleremo in futuro. Tutti loro possono utilizzare gli oli essenziali, a condizione che rispettano certe regole di base, come ad esempio gli oli non vanno messi nel naso, negli occhi e nelle orecchie, però sì nella bocca e in tutti gli altri buchi e pori del corpo, sì, ma non in queste tre. Mentre per gli animali, le donne incinte o allattanti o i bebè, ci sono degli oli che non si possono usare, devono essere usati in un certo modo, la diluizione è molto di più che quella per un adulto. Okay? Pertanto, per sapere tutto questo, noi consulenti, che per me è anche la mia attività, ho un gruppo e la gente può riferirsi in quel gruppo e farmi delle domande. Non posso rispondere in privato a tutti, perciò abbiate pazienza, sono tanti, grazie a Dio sono centinaia, non posso rispondere a centinaia di persone in privato. C'è questo gruppo dove si possono postare le domande, poi ci sono tanti miei video, articoli, ma non solo i miei, internet è pieno, ma quando cercate delle informazioni sugli oli essenziali con le nostre consulenze, cercate il nostro tipo di olio essenziale, perché allora siete sicuri che vi avete le informazioni giuste. E io vi lascio qui, ci lasciamo qui per stasera, grazie per quelli che hanno partecipato, grazie per quelli che mi guarderanno, spero per voi anche in seguito. Se avete delle domande, ma se volete ad esempio che io tratti un argomento che magari non ho ancora trattato, oppure l'ho trattato 4-5 anni fa e oggi volete qualcosa di diverso, perché io iniziai a fare video nel 2020, magari nel frattempo le cose sono anche cambiate, poi mi chiedete, io volentieri prendo spunto dalle vostre domande per darvi consigli, non so tutto, anche io stessa, poi è bello quando le persone mi chiedono delle cose che non so, perché così questo mi dà la possibilità di fare le mie ricerche, io amo fare le mie ricerche, amo magari andare anche a esplorare cose che non conosco, ci sono molti temi, molte malattie, molte cose particolari che nei prossimi anni continuerò ad esplorare. Grazie Carmen, è stato un piacere anche per me, amo sempre condividere con voi il benessere in generale, non solo degli oli essenziali, ma ripeto, mangiate più frutta, più verdura, meno cibi industriali, meno cibi già precotti, meno zucchero, meno glutine, così avrete anche meno muco e il vostro sistema immunitario si terrà più forte, e usate i nostri oli. Ciao, buona serata a tutti. Ciao, grazie per aver partecipato. Om Shanti.